È possibile attraverso gli studi neurologici trovare la presenza di Dio o almeno del trascendente? Questo è quello che molti neurologi si stanno predisponendo a studiare. Studi di neurologia indicano infatti una predisposizione del cervello umano verso l'assoluto e la trascendenza. Le pratiche spirituali, soprattutto quelle orientali, da millenni sono volte a incrementare queste funzioni. In questo video volevo parlarvi degli esperimenti fatti da Michael Persinger, il quale ha studiato attraverso apparecchiature elettroniche come i campi elettromagnetici possono influenzare la nostra percezione con allucinazioni, apparizioni di fantasmi o di figure religiose. Ma prima di affrontare questo, volevo fare una introduzione sul pensiero scientifico nei confronti di Dio. Naturalmente l'argomento è vastissimo e non può essere esaurito in un video qui su YouTube. Vi invito come sempre a guardare i link che lascio nella descrizione del video per chi volesse approfondire l'argomento. La fioritura del pensiero scientifico sembrava, un po' di tempo fa, aver sancito la fine della fede, la sparizione della spiritualità. Dio avrebbe smesso di essere la risposta ai misteri naturali e la scienza avrebbe dato tutte le spiegazioni possibili. Nonostante ciò, Dio non sembra essere definitivamente morto. Una grande percentuale di persone crede ancora in una realtà trascendente e la chiama Dio. Di fronte a questa realtà, la scienza non ha potuto fare a meno di investigare. Si è cercato Dio nelle molecole, alcuni scienziati hanno scrutato il nostro cervello, altri setacciano la doppia elica del DNA. Andrew Newberg, un neurologo dell'Università della Pennsylvania, autore del saggio Perché crediamo ciò che crediamo, assicura che il nostro cervello è essenzialmente una macchina credente perché non ha altre opzioni, cioè siamo biologicamente programmati per trovare un senso alle nostre vite. Tuttavia, il fatto che Dio sia una semplice creazione del nostro cervello o meno ancora non è stato provato scientificamente. L'area scientifica che più si è occupata di cercare la residenza di Dio è la neurologia, ed infatti c'è anche un ramo della neurologia che si chiama neuroteologia. Newberg ha lungamente studiato le immagini dei cervelli di molte persone, in particolare di monaci e volontari di varie confessioni in stato di meditazione o preghiera profonda. Ha così potuto osservare i fenomeni neuronali che contemporaneamente avvengono nei momenti di massima concentrazione. E si è visto che oltre all'aumento delle attività delle aree frontali incaricate di centrare l'attenzione, Newberg ha osservato la sorprendente diminuzione di attività dei lobi parietali di entrambi gli emisferi. Si tratta, grosso modo, della zona in cui risiede il senso dell'io. La riduzione dell'attività di questa zona durante la meditazione o la preghiera ha come conseguenza una sensazione di comunione col tutto, di appartenenza all'universo, esattamente ciò che descrive chi raggiunge un alto grado di trascendenza spirituale, cioè di misticismo. Ma veniamo agli studi di Michael Persinger, che è l'oggetto di questo video. Questo neurologo si è posto all'attenzione del mondo scientifico perché ha studiato la correlazione tra il sistema nervoso e i campi elettromagnetici. Oggetto di indagine non sono soltanto i campi elettromagnetici prodotti dalle moderne apparecchiature elettroniche, ma anche quelli di origine geofisica, come terremoti o fenomeni meteorologici, senza trascurare quelli di origine cosmica, in primo luogo dell'attività solare. L'originalità dell'approccio di Persinger consiste nel tentativo di mettere in relazione i campi magnetici generati ad esempio da movimenti tellurici con allucinazioni, apparizioni di fantasmi, figure religiose o avvistamenti di UFO, in generale fenomeni cosiddetti paranormali. A tale proposito, Persinger e i suoi collaboratori hanno condotto un'indagine approfondita sul rapporto tra apparizioni di UFO e terremoti, trovando tra queste due tipologie di fenomeni un elevato grado di correlazione. Persinger però non era contento di aver stabilito tale correlazione e quindi ha cercato conferma alla propria ipotesi tentando di provocare fenomeni allucinatori analoghi in condizioni controllate di laboratorio, sottoponendo soggetti volontari a leggeri campi magnetici in movimento. A tale scopo, egli ha ideato un apposito casco, lo stimolatore magnetico transcranico, in grado di trasmettere deboli campi magnetici in zone ben circoscritte del cranio. Nei suoi esperimenti, Persinger si è concentrato soprattutto sui lobi temporali. Dopo vari tentativi, variando l'intensità e la frequenza dei campi magnetici applicati, egli è riuscito a indurre in una larga maggioranza di soggetti
esperienze di tipo allucinatorio, visioni religiose, sensazioni di presenze particolari nella stanza. I risultati migliori si presentano collegati con un campo magnetico di circa un microtesla, inferiore a quello generato da un normale monitor del computer che ruota però in senso antiorario. Le indagini di Persinger mettono in rapporto in maniera originale, su basi rigorosamente scientifiche, i fenomeni geofisici e alcuni stati alterati di coscienza, e si permettono anche di considerare sotto una nuova luce alcuni luoghi considerati sacri, dove sacerdoti e veggenti si ritiravano per avere visioni in grado di far intravedere eventi futuri. Spesso in tali luoghi si rilevano sensibili modificazioni del campo magnetico terrestre. Gli studi di Persinger sono soltanto agli inizi, ma sembrano aprire prospettive nuove per spiegare almeno in parte molti dei fenomeni per lo più relegati nel regno del paranormale. Lo scienziato ha concluso quindi che la residenza di Dio si trovava nei lobi temporali, la regione posta al di sopra delle orecchie per capirci, ma le sue teorie, bisogna dirlo, sono state messe in dubbio quando un'equipe svedese non è riuscita ad ottenere gli stessi risultati seguendo il suo metodo. La polemica si è chiusa senza un accordo chiaro. È ovvio che a questo punto so che probabilmente molti di voi non saranno d'accordo con quello che ho detto in questo video. Io mi limito a presentare delle notizie più o meno curiose, più o meno strane, interessanti, poi ognuno può pensarla tranquillamente come vuole. E per concludere vorrei dire quello che alcuni metafisici dicono e che suggeriscono, e cioè che Dio sarebbe caduto dal cielo e che si stia risvegliando in ogni individuo per creare se stesso mediante le proprie creature. Bisognerebbe dunque ricercare Dio soprattutto nelle nostre azioni. Attendo con ansia i vostri commenti e, come sempre, vi invito, e non mi stancherò mai di dirlo, di leggere i link che lascio nei miei video, in particolare di questo che è davvero molto complesso e non si può esaurire nei pochi minuti di un video qui su YouTube. Grazie, alla prossima.